questi fogli ingialliti che sono su queste, su questi tavoli, secondo me sono portatori di un bel messaggio. Prima di tutto il fatto che è una persona, Don Albera, che riflette su quello che vede. Non va subito a conclusioni affrettate. E vede obiettivamente anche come la situazione era sul campo. Perché effettivamente, probabilmente qui a Torino, c'erano delle voci preoccupate. Ma come lavorano questi salesiani, ad esempio, in Terra del Fuoco? Ma cosa fanno là? Manterranno lo spirito di Don Bosco oppure stanno facendo delle cose così strane? Non riusciamo a capirle. Ecco, quando Don Albera vede il lavoro che è stato fatto soprattutto da Monsignor Fagnano in missione lontanissimo dalla civiltà, da tutto, ecco, lui lo capisce. Prima si contestava che Monsignor Fagnano fosse una testa calda, uno che aveva fatto le cose proprio, come dire, un passo più lungo della gamba. Ecco, dopo che Don Paolo Albera ha visto effettivamente con i suoi occhi che queste opere non erano opere faraoniche così tanto per farsi gloriare, ma erano cose che si dovevano fare in quel contesto, ecco, davvero lui dà atto che ci eravamo sbagliati. Vi leggo questa parte che secondo me è la più importante. Monsignor Fagnano fece in quelle missioni delle cose importanti. Altri, con maggiori riflessioni, non guidati dal cuore, non si sarebbero gettati in imprese di quella fatta. E le missioni, non credo, esisterebbero. Quindi Don Albera dice, per fortuna qualche volta ci sono queste persone che sembrano fuori dagli schemi, che sembrano, come dire, quasi scriteriati, ma grazie a loro il regno di Dio si espande. E come?